Buonasera e benvenuti alla seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo subito con la cronaca giudiziaria riguardante l'emergenza Covid perché sono stati ascoltati questo pomeriggio dai PM Vincenzo Ciamponi e Antonio Caponetti, direttore generale e direttore sanitario della ASL di Pescara, indagati nell'inchiesta sulla gestione della pandemia. I due sono imputati per diversi reati, tra cui quello di epidemia colposa. Il servizio è di Giuseppe Dintino. Vincenzo Ciamponi e Antonio Caponetti, rispettivamente direttore generale e direttore sanitario della ASL di Pescara, hanno deciso di rispondere alle domande dei PM Luca Sciarretta e Anna Benigni. Diverse ore di interrogatorio questo pomeriggio al Tribunale di Pescara. I due indagati, difesi dall'avvocato Tommaso Marchese, devono rispondere dei reati di abuso d'ufficio ed epidemia colposa. Al centro dell'inchiesta, riguardo la gestione dell'epidemia in Abruzzo, ci sarebbe infatti la mancata nomina del direttore del Dipartimento Prevenzione dell'azienda sanitaria che avrebbe dovuto organizzare il tracciamento dei contagi, garantendo l'isolamento tempestivo dei positivi. La mancata nomina, secondo l'accusa, avrebbe favorito l'impennata di contagi nell'area metropolitana. È stato un confronto sereno, ha detto Ciamponi al termine dell'interrogatorio. Contestato poi il reato di truffa, poiché Caponetti avrebbe percepito 1.200 euro lordi in più in quanto direttore generale facente funzione, quando però, sostiene l'accusa, non ricopriva più quel ruolo. Confronto sereno, loro vabbè, mi hanno fatto tutte le varie domande, confronto sereno, basta, adesso aspettiamo, confido in loro, confido nella loro professionalità. Ed ora il consueto bollettino Covid, perché resta difficile la situazione all'interno degli ospedali abruzzesi, dove si registra solo un lieve decremento dei ricoveri. I nuovi positivi sono 304, con un tasso di positività di oltre il 3%. 10 decessi recenti. Il servizio è di Alfredo Primante. Al lieve decremento dei ricoveri fa da contraltare l'aumento anch'esso lieve delle terapie intensive. La situazione all'interno degli ospedali abruzzesi resta emergenziale in questa terza ondata Covid sotto il segno delle varianti del virus. Sono 667 i pazienti, meno 8 rispetto a ieri, ricoverati nei reparti di medicina Covid, mentre 89 più 2 rispetto a ieri con 6 nuovi ricoveri sono in terapia intensiva. Quasi 11.000 invece sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Numero che scende di 688 unità rispetto a ieri. I nuovi casi Covid sono 304, di età compresa fra i 10 mesi e i 94 anni, emersi dall'analisi di 4.447 tamponi molecolari e 4.029 test antigenici. Il tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno è pari al 3,6%. Il bilancio dei pazienti deceduti registra ancora 10 nuovi casi e sale a 1.934, ma del totale odierno 4 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL. Gli attualmente positivi in Abruzzo, infine, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi guariti e dei deceduti, è di 11.678, meno 694 rispetto a ieri. Ed ora una notizia arrivata nelle ultime ore in redazione perché il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsiglio, ha firmato proprio oggi, come detto, l'ordinanza numero 17 con cui ha disposto misure restrittive per quanto riguarda i comuni di Martinsicuro, Colonnella, Morrodoro, Nereto, Prezza e Prato La Peligna. Per quanto riguarda il comune di Montazzoli sono venute meno le disposizioni della precedente ordinanza ed entrano in vigore le misure restrittive regionali per cui non verranno più applicate le misure del decreto Draghi, ma quelle previste dalla regione Abruzzo. Ed ora ci spostiamo e cambiamo argomento, parliamo di centri di accoglienza straordinari perché il comune di Teramo annuncia che sono in pagamento i contributi di autonoma sistemazione per i mesi di novembre e dicembre 2020. I continui ritardi dell'erogazione provocano però apprensione nei cittadini teramani che non riescono a pagare puntualmente gli affitti per il sindaco D'Alberto. La causa è la burocrazia. Servizio di Tania Bonici Castelli.
C'è disagio e sconcerto tra i cittadini teramani che hanno diritto al contributo di autonoma sistemazione e che non hanno ancora ricevuto il sussidio da novembre scorso. Difficoltà per loro nel pagare gli affitti, mentre i proprietari, sul piede di guerra, richiedono indietro i locali. Il Comune di Teramo informa che gli uffici preposti hanno già provveduto ad emettere i mandati relativi ai mesi di novembre e dicembre 2020, ma il sindaco Gianguido D'Alberto spiega quanto sia purtroppo farraginosa la macchina burocratica. Sono stati firmati, predisposti appunto nella giornata di ieri e firmati quest'oggi, quanto gli uffici ci hanno riferito, i cosiddetti mandati per il pagamento. I tempi sono tempi burocratici, quelli che hanno portato alla firma della determina e poi all'avvio dei mandati di pagamento, che derivano intanto dai numeri importanti, significativi, purtroppo ancora dei nostri nuclei familiari che sono interessati dal CAS. C'è una procedura che è particolarmente onerosa in termini di tempo, perché le risorse devono essere chieste alla Regione, che le trasferisce, poi lavorate dagli uffici comunali. Ovviamente, per i disagi che inevitabilmente si determinano per i nostri cittadini, non possiamo che rivolgere le nostre scuse per questo ritardo, perché ovviamente non possiamo più chiedere dopo 4 anni pazienza. Noi ce ne rendiamo conto, ma qui c'è un'amministrazione che, non appena viene messa in condizione di poter procedere con i pagamenti, lo fa subito, lo fa rapidamente. Ci sono dei tempi tecnici che bisogna ovviamente attendere. Lavoreremo sempre, come stiamo facendo oggi e come abbiamo fatto fin dall'inizio del mandato, per cercare di accorciare il più possibile le tempistiche. Ci sono ovviamente dei tempi e dei termini che sono incomprimibili, ma nonostante questo continueremo a parlare con grande chiarezza e trasparenza ai nostri cittadini e ovviamente ad essere sempre dalla loro parte. Ci spostiamo in Regione Abruzzo, perché proprio la Giunta regionale ha pubblicato un avviso finanziato con 1.200.000 euro per la formazione dei neo assunti nel programma Garanzia Giovani, il servizio. Sostenere i giovani che hanno necessità di perfezionare le loro competenze lavorative è l'obiettivo del nuovo avviso del programma Garanzia Giovani pubblicato sul sito selfie.regione.abruzzo.it. Così Regione Abruzzo, attraverso il programma nazionale Garanzia Giovani, intende finanziare la formazione dei ragazzi appena assunti, contemperando le esigenze di chi deve fare ingresso nel mondo del lavoro e dei suoi datori di lavoro, che richiedono una formazione specifica sulle mansioni lavorative dei neoassunti. I destinatari finali dell'avviso sono i giovani già iscritti a Garanzia Giovani, titolari di un contratto di lavoro diverso dall'apprendistato a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata minima di 12 mesi. Il percorso formativo deve avere una durata variabile tra le 40 e le 150 ore. Gli organismi di formazione possono presentare le proposte formative fino al 31 gennaio 2022. Una misura sicuramente importante, destinata ai giovani per cercare di perfezionare e affinare la loro preparazione affinché possano entrare nel mondo del lavoro. Ha una duplice importanza questa misura, che è una dote finanziaria iniziale di 1.200.000, ma che sicuramente aumenteremo, dicevo, importante sia per i giovani ma anche e soprattutto per i datori di lavoro, perché spesso hanno la possibilità di assumere ma mancano dei profili con delle particolari caratteristiche. Quindi noi, con la formazione, con questo percorso che facciamo avviare, permettiamo appunto a tanti giovani di perfezionarsi. Quindi un momento molto importante, perché cercheremo di aiutarli, tanti giovani in difficoltà, una misura che vale a 18-29 anni, soprattutto in questo particolare momento della pandemia. Sicuramente c'è molta richiesta, i giovani hanno la volontà di migliorare la loro capacità e sicuramente noi cercheremo di trovare ogni soluzione affinché possano accedere al lavoro. In futuro ci saranno altre misure che rientrano anche nell'FSE, che vanno a incentivare assunzioni anche agli over 50, alle donne e alle persone disabili. Il momento è molto particolare, ma noi dobbiamo essere pronti a superare questa pandemia e far ripartire l'economia, che si rende in difficoltà. E adesso andiamo a Chieti, dove stamattina è stato presentato il progetto di riqualificazione del centro storico. Secondo quanto preventivato dall'amministrazione, i lavori costeranno 15 milioni di euro e a pagare sarà l'Europa. Ora la palla è in mano al Ministero, che dovrà decidere se approvare il progetto e sbloccare i fondi. Il servizio.
Recupero, riscoperta e sostenibilità. Queste le parole d'ordine del progetto del Comune di Chieti, presentato questa mattina per la riqualificazione del centro storico. I lavori dovrebbero interessare solo fabbricati già esistenti, senza consumare suolo. Con questo progetto noi abbiamo deciso di riqualificare alcuni immobili non di nostra proprietà, ma tramite un partenariato con la ASP abbiamo individuato due immobili all'interno del centro storico, sia il Santissima Addolorata e il San Raffaele, per riqualificarlo con varie azioni. Azioni che all'interno di questi due immobili saranno svolte con il co-working, con spazi aggregativi culturali e con degli spazi per gli alloggi temporanei, non solo per la popolazione ma anche per gli universitari post dottorato. All'interno sempre di questo progetto, sempre su una fase progettuale, abbiamo deciso di investire sul parcheggio di Piazza Garibaldi, riqualificarlo con due piani di parcheggio sotterraneo, quindi un parcheggio ipogeo, e con la riqualificazione della piazza con un intero spazio verde dove la città può naturalmente beneficiare. Il progetto, dal valore di 15 milioni di euro, partecipa a un bando del Ministero delle Infrastrutture, che ora ha 60 giorni di tempo per decidere se approvarlo o meno. In caso di fumata bianca saranno sbloccati i fondi europei. Adesso c'è la fase dove il Ministero ci dovrà dire se viene ammesso questo progetto. Aspetteremo 60 giorni all'esito di questa fase e siamo pronti per la progettazione. Entriamo così nella nostra pagina sportiva. Cocente sconfitta casalinga per il Pescara, che nello scontro diretto con l'Ascoli va KO in pieno recupero e vede ridursi drasticamente le possibilità di salvezza. Gara condizionata da un brutto primo tempo e dalla sciocca espulsione di Scognamiglio, che lascia i compagni in 10 per quasi un'ora. Inutile la doppietta di De Sena. Il servizio di Paolo Renzetti. Crolla anche al cospetto dell'Ascoli il Pescara, che perde per 3-2 e compromette gran parte delle speranze salvezza. Nella sfida da dentro o fuori, i biancazzurri confermano i consueti limiti e le solite amnesie, pagando a caro prezzo gli errori di un'intera stagione ora appesa davvero ad un filo. Rispetto alla gara con il Pordenone, Grassadonia conferma il 4-3 e schiera per 9 undicesimi la formazione scesa in campo a Lignano Sabbiadoro, con le due novità centrocampo di Memusciai e Bussellato per Val di Fiori e Rigoni. Marchigiani senza l'ex Brosco ma con Kragol, che torna dopo la squalifica. Prima emozione al sesto minuto con un'azione prepotente di Dionisi, che calcia dal limite mettendo la sfera al lato. Al dodicesimo minuto ancora ospiti pericolosi con Sabiri, che su punizione dai 30 metri chiama Fiorillo alla deviazione in angolo. Meglio i marchigiani, che fanno valere a centrocampo la dinamicità di Eramo e Saric. Al ventesimo ci prova ancora Sabiri dalla distanza con la palla che termina di poco al lato. Ancora Sabiri, di nuovo su punizione questa volta dei 25 metri con la respinta dell'estremo abruzzese. Tanto Ascoli e poco Pescara, con i padroni di casa in difficoltà al cospetto di una formazione pericolosa anche al 29esimo, quando Fiorillo respinge una conclusione ravvicinata di Bukel. Ascoli padrone del campo e Delfino chiuso nella propria metà campo. Al 36esimo secondo giallo per Scognamiglio e Pescara che resta in 10. Errore del difensore abruzzese, costretto così ad abbandonare anzitempo il campo. Grassadonia deve così correre ai ripari, mandando in campo Sorensen per Galano. Poco prima del meritato vantaggio ospite, che arriva con Bidawi, che salta avversari come Birilli, superando poi Fiorillo per l'1-0. Pescara che rischia di sprofondare ma che reagisce, trovando subito il pareggio con De Sena, che dopo un tiro deviato di Odgar davanti alle ali non sbaglia per l'1-1. Nervi a fior di pelle in tribuna, dove devono intervenire le forze dell'ordine per evitare il contatto fra i dirigenti e gli accompagnatori delle due squadre. Nella ripresa con Setera al posto di Maestro, pronti via, e al terzo minuto Delfino in vantaggio con la rete ancora di De Sena, che fa doppietta mettendo il pallone alle spalle di Leali dopo un tacco dell'ex Chievo Seter. Pescara Ascoli 2-1, con la gara che cambia incredibilmente volto e con i biancazzurri in 10 ma ora avanti nel punteggio. Ospiti gelati ma solo per qualche minuto, e che trovano al settimo il pareggio con il cross in area di Saric per Dionisi, che sul filo del fuorigioco di testa supera Fiorillo per il 2-2. Emozioni così a non finire in un match che vede due squadre che attaccano senza grandi tatticismi. Nel Pescara pesa l'inferiorità numerica, con i bianconeri a fare più possesso palla. La gara vive di sprazzi, come accade al 21esimo, quando Dionisi in area da posizione defilata mette a lato. Con il trascorrere dei minuti i biancazzurri devono fare anche i conti con la fatica, mentre gli ospiti schierano Bajic per Sabiri. Sarà la sostituzione che deciderà il match, in una sfida che resta aperta, con Bellanova che poi al
32esimo salva sulla linea un pallone calciato da Kragol e che aveva scavalcato Fiorillo. Si resta così sul 2-2 quando al 40esimo c'è prima un colpo di testa di Odegaard fuori e poi al 42esimo un tiro del neoentrato Caligara che chiama Fiorillo alla parata a terra. Il recupero è però amarissimo con al 92esimo il gol vittoria degli ospiti di Bajč che manda il Pescara all'inferno. Sabato prossimo a Vicenza ci sarà l'ultima chiamata, vincere o chiudere anzitempo il campionato. Il merito dell'Ascoli che era molto aggressivo, ma lo sapevamo, ma soprattutto perché ci è mancato proprio il filo del gioco e quindi non siamo mai riusciti a renderci pericolosi, a fare quello che volevamo fare. Per quanto riguarda la seconda domanda, Drudi non sta bene, ieri pomeriggio si è fermato durante l'allenamento, ha un problema al ginocchio e quindi non era in condizione di giocare perché sarebbe stato a rischio poi magari sostituzione. Ma non butterei assolutamente la croce addosso a Sorensen. Ci sono stati comunque degli errori, dispiace tanto averla persa perché al secondo tempo i ragazzi hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo, hanno dato tutto quello che avevano, abbiamo cercato anche di vincerla e dispiace averla persa, chiaramente ci sono stati degli errori importanti, soprattutto sul secondo gol che ci hanno poi punito, insomma dispiace soprattutto aver preso il pari del 2-2 perché altrimenti sarebbe stata un'altra partita. Il pareggio ci stava tutto ed è sicuramente una mazzata pesante, da domani si riparte, abbiamo l'obbligo di crederci perché la classifica è brutta ma non ci condanna ancora ed è ovvio che ci tocca fare adesso risultati importanti e si riparte con grande convinzione perché il campionato è ancora lungo, ci sono ancora 9 partite, è chiaro che questa è una sconfitta che è pesante. E adesso una news dalla Serie C perché siamo nei minuti di recupero allo stadio Bonolis di Teramo dove si sta giocando la gara, la 31esima giornata del turno infrasettimanale tra Teramo e Ternana. Il punteggio è di 4-2 per le Fere che sono andate in vantaggio nel secondo tempo con Falletti, poi il pareggio di Santoro e il sorpasso del Teramo con Pedro Costa Ferreira, ma poi subito immediato il pareggio sempre per gli Umbri con Partipilo che poi allungano con Furlan e Falletti, dunque si avvicina una sconfitta per la squadra di Massimo Paci. Avete visto che questa è stata un'edizione short del nostro telegiornale perché alle 19.30 c'è subito la trasmissione Pro Teramo per vedere subito il servizio della gara con le interviste alla conduzione Jacopo Forcella insieme a i suoi ospiti e ricordiamo anche l'appuntamento per le 21.30 con Pallavolè, la trasmissione sulla pallavolo a cura di Sergio Zappalorto. Da parte mia una buona serata.